Buonasera, bentornati ad Abruzzo Village. Come possono le piccole e medie imprese abruzzesi accedere ai finanziamenti comunitari diretti? Lo spiega la Regione Abruzzo attraverso una serie di giornate formative in collaborazione con i poli di innovazione. Un incontro su questo argomento si è tenuto recentemente alla Camera di Commercio di Teramo, durante il quale sono stati presentati gli strumenti disponibili per le imprese con i quali accedere ai diversi programmi comunitari. L'Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Abruzzo ha organizzato una giornata formativa e informativa alla Camera di Commercio di Teramo. Lo scopo è stato quello di fornire indicazioni alle imprese abruzzesi sui programmi comunitari diretti. I fondi diretti sono quei fondi comunitari a quale le imprese, i comuni, i diversi protagonisti accedono non passando attraverso la Regione ma direttamente. Sono delle call, cioè delle gare, dei bandi che l'Europa ogni tanto lancia. Valgono circa la metà di tutti i fondi comunitari, sono un sacco di soldi e riguardano il sistema delle grandi imprese, il sistema delle piccole imprese, sono procedure più complesse, in molti casi per esempio richiedono una forma di partenariato con aziende o con soggetti collocati in altri paesi dell'Unione, in altri casi per esempio quanto riguarda le piccole imprese no. Ecco, l'Europa è l'Europa, cioè l'Europa fissa delle regole, bisogna conoscere le regole e applicarle. Questa grande difficoltà di rispondere a questi call possono creare dei problemi alle aziende? Sì, bisogna prima di tutto imparare a stare dentro le regole. Questo seminario, come altri che abbiamo fatto, serve esattamente a questo, non a parlarne in generale, ma a dare delle informazioni. Perché qual è il problema vero che ci abbiamo? È che non siamo abituati. È abituato in parte solo il sistema delle grandi imprese che hanno attrezzature tali da permettersi, effettivamente le grandi imprese abruzzesi in parte hanno risposto e hanno anche vinto dei bandi, ma le piccole imprese che rappresentano il 94%, che sono imprese, ricorderemo, che stanno meno di 9 dipendenti, non hanno ciascuna per conto proprio l'attrezzatura, la struttura per seguire una cosa così complicata, tra l'altro spesso si affidano a consulenti che girano. E la Regione in questo fornirà un supporto? No, sta già fornendo un supporto. Qui c'è APRE, che è una struttura pubblica che è destinata, che ha aperto uno sportello anche in Abruzzo, che è destinata a dare queste informazioni. Noi facciamo di più, noi abbiamo trovato un po' di risorse e ci rendiamo disponibili per fare anche dei seminari, per fare proprio dei corsi di formazione, per spiegare, non singola impresa per singola impresa che sarebbe demenziale, ma utilizzando forme aggregate, per esempio i poli, per esempio le reti, eccetera, per fornire al sistema delle imprese le informazioni, perché a queste le regole europee non c'è bisogno di avere un amico che ti aiuta a prendere i soldi, queste sono un po' le cose che pensiamo noi italiani, no? Lì si tratta semplicemente di leggere il capitolato e rispondere nei termini esatti che il capitolato ti pone. Durante l'incontro tante sono state le testimonianze di imprese aderenti ai poli di innovazione Porfesra Abruzzo 2007-2013 e alle reti di impresa Abruzzo 2015 che hanno già sperimentato un percorso legato a tali programmi. Esperienze utili per le piccole e medie imprese abruzzesi che intendono utilizzare i fondi diretti. I poli saranno rifinanziati? Certamente, ma quello su un'altra linea però, quelle sono finanziamenti sempre comunitari ma sono i fondi indiretti, quelle sul Porfes, sui fondi strutturali, certo che saranno rifinanziati nel nuovo settennato 14-20, adesso stiamo questi giorni proprio rispondendo alle segnalazioni, alle osservazioni, alle critiche che l'Europa ha fatto al programma, che effettivamente era un programma non fatto bene, lo devo dire, perché insomma mi dispiace, ma chi l'ha scritto veramente male, è avvenuto diciamo in un'epoca precedente al nostro insediamento, l'Europa ci ha fatto 192 osservazioni, adesso noi stiamo rispondendo ed è chiaro che però è l'Europa che ci chiede di finanziare le aziende aggregate, quindi noi abbiamo i poli. Poi 14 poli francamente sono effettivamente tantissimi, forse sono troppi e noi dovremmo utilizzare questa occasione per produrre un'aggregazione tra questi poli. È sicuramente una buona notizia per passeggeri e studenti. Sulla tratta ferroviaria Teramo-Giulianova tra qualche mese sarà possibile scendere anche a Piano d'Accio, esattamente davanti al polo veterinario e a poca distanza dal centro commerciale e dallo stadio. Una nuova infrastruttura realizzata dal Comune di Teramo con fondi PISU e governativi, costata quasi 1 milione di euro, che collegherà su rotaia il capoluogo e anche Giulianova a questi siti di grande interesse.
Tra 2 mesi o poco più sarà fruibile la nuova fermata della stazione di Piano d'Accio alle porte di Teramo, un'opportunità che permetterà agli studenti della facoltà di veterinaria di scendere proprio davanti all'ospedale veterinario e ai cittadini di poter raggiungere stadio e centro commerciale con il treno venendo da Teramo o da Giulianova. L'opera è stata realizzata con un finanziamento di 990.000 euro tra fondi PISU, Ferrovie dello Stato e Ministero dell'Ambiente. L'attività dell'amministrazione non è soltanto quella che spesso, diciamo, si mette in evidenza, ma insomma è una città che sta crescendo, che sta portando avanti tante opere in un momento di difficoltà. Io direi che siamo uno dei pochi comuni, perlomeno in Abruzzo, che ha davvero tanti cantieri aperti, tanti ancora da aprire e alcuni insomma sono in fase conclusiva. Questo è uno di quelli, rientra in questo progetto anche di investimento che si sta facendo sulla ferrovia, perché noi insomma anche già qualche giorno abbiamo fatto un ulteriore incontro sempre per il discorso dell'arretramento della ferrovia insieme alle ferrovie ed è un progetto che va avanti e quindi diciamo poi c'è sempre l'obiettivo che era quello di trasformare questa linea in metropolitana di superficie, ma questo è un obiettivo diciamo più a medio lungo termine oggettivamente, perché anche diciamo la crisi purtroppo allontana anche questi traguardi, però intanto questa stazione, la stazione di Piano d'Accio, è un momento importante considerato anche che abbiamo difficoltà comunque a garantire il trasporto diciamo pubblico, perché lì il discorso è diverso, però insomma credo che questa fermata diciamo aiuterà molto la comunicazione tra l'università, anche il centro commerciale, perché no, e la città di Teramo. La tratta Teramo-Giulianova, grazie a questa nuova fermata di Piano d'Accio, diventerà molto più simile ad una metropolitana di superficie in grado di triplicare i propri passeggeri. Come cambieranno le abitudini degli studenti teramani grazie a questa fermata della ferrovia? Sì, io penso che questa sia una fermata importantissima, soprattutto per Piano d'Accio, perché c'è logicamente il centro commerciale, c'è anche lo stadio, c'è la nuova sede dell'università, c'è l'istituto agrario, anche la zona di Piano d'Accio in continua espansione, dunque un'opera che avevamo pensato già all'epoca del centro della costruzione del centro commerciale. Siamo addirittura d'arrivo, un'opera che ci ha voluto diverso tempo, soprattutto per la questione di sicurezza delle ferrovie, ma per questo voglio ringraziare anche le Ferrovie dello Stato che sono messe a disposizione soprattutto per i lavori notturni, perché la maggior parte dei lavori sono stati fatti di notte, dunque per questo i tempi sono un attimino prolungati, però siamo addirittura d'arrivo e penso che fra un mese e mezzo diciamo, l'opera è completata. Manca solo l'autorizzazione da parte del Ministero, perché questo è un finanziamento di 3 enti, Ministero dei Trasporti, Fondi PISU e Ferrovie dello Stato, dunque manca l'autorizzazione che ci permetterà con l'utilizzo del ribasso di completare anche la copertura di questo tratto di fermata. Promossa dalla Fondazione Tercas, torna Teramo Poesia, rassegna di poesia moderna e contemporanea, giunta alla sua 9ª edizione e che delizierà il pubblico tra marzo ed aprile. 3 saranno gli appuntamenti di grande livello con Peppe Barra, Sandro Veronesi e le poesie di Nina Cassian, lette dall'attrice Lucrezia Lante della Rovere. L'ideazione e la direzione artistica sono di Silvio Araclio e Daniela Attanasio. Teramo Poesia si apre quest'anno con la primavera, inizia così, sotto l'auspicio della continuità e del rinnovamento portato dalla nuova stagione, la 9ª edizione di questa rassegna che la Fondazione Tercas, seguendo la sua vocazione sociale e culturale, promuove e sostiene sin dal suo esordio. Tra tante emergenze sociali ed economiche ci salverà la poesia? Noi speriamo che ci salvi anche la poesia, che da sola non basta, ma che può dare un contributo, come danno un contributo tutte le forme di cultura che servono anche ad aprirci un po' alle prospettive più ampie, più generali, staccandoci perlomeno per qualche tempo dai nostri problemi quotidiani. Il senso degli incontri è proprio questo, cioè di mettere a contatto con quello che sta avvenendo nella cultura europea, in particolare nella poesia europea, cercando anche di fornire gli strumenti per coglierne i significati intrinseci come visione del mondo. Noi speriamo in una visione del mondo più rasserenante di quella che abbiamo vissuto in questi anni. Un'iniziativa che un altro anno ci sarà ancora e compirà 10 anni. 10 anni, sì, faremo una grande festa per il decennale, sì, ci sarà ancora, ormai un appuntamento stabile, mi sembra che sia un appuntamento anche gradito per le presenze che noi abbiamo sempre, anche per la formula che è felice, questo misto di letteratura, di musica,
musica, di recitazione, di lettura perlomeno poetica, e programmiamo di farlo nel tempo. Teramo Poesia ripropone al suo pubblico un ciclo di incontri in tre appuntamenti che come sempre avranno interpreti di grande levatura artistica e spessore critico. Siamo alla nona edizione. Quest'anno quali saranno le novità? Le novità sono quelle solite, ma nello stesso tempo sono molto diverse dagli anni passati. Sono tre appuntamenti di notevole importanza, secondo me molto diversi l'uno dall'altro. Il primo appuntamento, che è il 20 marzo, è con Peppe Barra, quindi con questo grandissimo attore e cantante della tradizione napoletana, grande studioso della cultura musicale napoletana, e che farà una performance di narrazione e di musica e di canzoni. Poi ci sarà l'incontro con Sandro Veronesi. Sandro Veronesi è fra i più grandi scrittori italiani contemporanei, è un autore che ha pubblicato una decina di libri tra romanzi e narrativa. È tradotto in 15 lingue, questo lo dico perché la sua letteratura è esportata nel mondo. Infatti per un suo romanzo, Per Caos Calmo, ha vinto il Prix Femina, che è un prestigioso premio francese, per esempio. Con Caos Calmo ha vinto anche il premio Strega, e su questo romanzo poi è stato girato un film prodotto da Nanni Moretti, dove Nanni Moretti è lo stesso protagonista poi del film e quindi anche del romanzo. L'ultimo appuntamento, l'appuntamento di chiusura, è con una grandissima poetessa romena morta, scomparsa l'anno scorso, che si chiama Nadia Cassian, poco conosciuta in Italia ma di grandissima forza espressiva, molto ironica, molto corrosiva, quindi una bella avventura di conoscenza di questa straordinaria poeta, dico poco conosciuta ma comunque pubblicata in Italia da Adelphi, quindi da una casa editrice di grande prestigio. E a proporre Nadia Cassian ci sarà Loredana Lipperini. Loredana Lipperini è la conduttrice di Fahrenheit, quindi della trasmissione del terzo canale radio, ma è anche una giornalista che scrive per Repubblica, che ha condotto molti programmi radiofonici e è anche non solo curatrice ma anche creatrice di programmi radiofonici, che converserà insieme a me su questa grande poetessa. E a dare voce alla poesia di Nadia Cassian ci sarà Lucrezia Lante della Rovere, un'attrice che conosciamo tutti, insomma. La formula di quest'anno? Formula di quest'anno, abbiamo un cantante, attore, poeta, intrattenitore, Peppe Barra, poi uno scrittore, quindi una star della radio come la Lipperini e una grande attrice conosciuta della Rovere. Quindi una formula che coniuga diverse esperienze, aspetti, non è la prima volta nelle diverse edizioni che abbiamo affrontato musica, voce recitante, letteratura. Ma questa è una combinazione che funziona, se vogliamo, una combinazione che privilegia ovviamente l'assunto che è la poesia, ma che aiuta anche e permette anche al pubblico di avvicinare, che non ama o che non ascolta o non legge sempre poesia, di avvicinarsi al nostro festival. E quindi è una forza, che è un bel momento di coacervo tra le diverse esperienze che permette, come quest'anno, di capire meglio la poesia contemporanea e anche in qualche modo la poesia di tradizione attraverso la musica, come con Barra.